Posticipo del mercoledì sera, campo Ciriaci di Roma, Serie B, quinta giornata della Centurion League. Sono in campo la prima e la seconda della classe, si tratta del Al Italia in maglia nera che ha appena dato il via alla partita contro l'Atletico Gripa. Prova il Gripa scarico e fraseggio laterale con il pallone messo in mezzo. Ancora Atletico Gripa che sviluppa l'azione sulla corsia di sinistra, il traversone dentro, bella conclusione, termina alta sopra la traversa. Gestisce il pallone l'Atletico Italia, l'Italia la sbonda, ottima la conclusione a rete col portiere che blocca a terra. Ancora una sventagliata, bella sponda di nuovo la torre dell'attaccante con la conclusione, rimane lì il pallone, allontana la difesa. Pallone giocato per vie centrali che in conduzione, il terzino adesso si porta in avanti sulla destra, prova la battuta a rete senza precisione. Reti bianche nei primi 25 minuti di gioco tra Atletico Gripa e All'Italia, il risultato dunque fermo sullo 0-0. Si prova adesso dall'Italia, la conclusione un po' strozzata che non desta preoccupazioni. Avanza il numero 10 del Gripa, bel dribbling sulla corsia di destra, si chiude lo scambio, attenzione, la battuta a rete, vola il portiere dicendo di no al numero 15. Bellissima azione questa del Gripa. Bene, in fase di interdizione l'Italia può galoppare da solo contro tre avversari, l'attaccante porta al tiro, arriva un altro gol clamoroso, si sbloccano così le marcature in questo match di alta classifica. È arrivato un autogol sul cross raso terra verso il centro del capitano dell'Italia, se la spinge dentro il difensore, 1-0. Gripa che cerca una reazione, ci prova con il numero 14, il piazzato con l'interno termina fuori. Ancora in avanti all'Italia, vola per vie centrali, la conclusione fuori alla destra del palo. Ancora una buona fase di interdizione, l'arbitro lascia proseguire, buona la sgroppata, c'è solo il compagno, prova a mettergliela dentro, la palla che rimane lì, l'uscita pronta a terra del portiere. Dribbling semina il panico, l'attaccante dell'Italia, prima di allargare, arriva la conclusione in corsa, è 2-0, aumenta il divario tra l'Italia e Atletico Gripa, l'Italia che occupava già la prima posizione a 12 punti. Adesso il Gripa che deve trovare quantomeno il gol per riaprire la partita, serie di carambola, la palla che rimane lì nell'area di rigore, ne approfitta l'attaccante, arriva in corsa e scarica questo collo destro al volo, molto preciso, riuscendo ad ingannare il portiere, c'è ancora speranza per l'Atletico Gripa. Vince due contrasti, arriva poi l'intervento, può calciare da lì il difensore, ultimi minuti di gara, la palla sopra la traversa. Ancora Gripa, come giusto che sia, cerca di chiudere in attacco, perde qui il pallone, lo riconquista subito Lotto, può calciare con l'esterno, lo fa, palla sul palo, clamoroso. Tocco sul fondo, non riesce a trattenerla il numero 8, è questa l'ultima giocata della partita, arriva il triplice fischio, l'Italia mette altri punti preziosi di distanza tra loro e i diretti inseguitori dell'Atletico Gripa.